Benvenuti ai telespettatori dell'Altra Medicina, all'ennesima puntata del programma televisivo L'Altra Medicina, il programma interamente prodotto by Avos. Salve a tutti. Oggi una puntata particolare, oggi parliamo di medicina funzionale. La medicina funzionale è una branca della medicina che non ha lo scopo, come usualmente assistiamo nella medicina convenzionale, al trattamento che è cosiddetto allopatico, cioè basato sulla sintomatologia. Questo non è vero sempre nella medicina ufficiale, ma in realtà spesso l'approccio farmacologico va a soddisfare quell'esigenza del combattimento del sintomo. Quindi parlare di medicina funzionale significa invece addentrarsi, entrare in un tipo di cura che approccia molto di più la funzione, e in questo sicuramente a noi osteopati la cosa piace, visto che la nostra medicina osteopatica è basata sull'approccio funzionale. Quindi per esplorare questo mondo abbiamo pensato di invitare un medico funzionalista che è molto esperto in questo settore e che quindi cercheremo di approfondire con lui, di capire di più come sono gli approcci della medicina appunto funzionale. Giusto Chiara? Assolutamente sì Marcello, infatti se mi permette lanciamo subito il video, il primo servizio è proprio l'intervista ad Angelo Marinucci, medico funzionalista, e vediamo insieme il filmato. Allora, salve telespettatori dell'Altra Medicina, siamo qui con il dottor Angelo Marinucci, medico funzionale, e come annunciato già dall'inizio del servizio, dal lancio del programma, siamo a chiedere che cos'è, dottor Marinucci, la medicina funzionale. Ci può dare una definizione? Certo. Per poter definire la medicina funzionale dobbiamo un attimino fare un piccolo riassunto di come è stata concepita la medicina nell'arco dei secoli. Da Ippocrate, che fu il padre della medicina, che fu il primo a sistematizzare, cioè a organizzare la descrizione dei sintomi e dei segni dei malati, a tutto il periodo che prosegue dal periodo romano fino al Medioevo, in cui c'era il concetto della medicina umorale, in cui gli umori cattivi circolavano e quindi generavano la malattia nell'organismo, però con una visione molto approssimativa. In pratica anche le funzioni organiche non erano ben chiare, tant'è vero che si è dovuto arrivare al 600 con gli studi dell'inglese Harvey sulla circolazione del sangue per capire che il cuore fosse la pompa sanguigna e il sangue circolasse nelle arterie, mentre prima si concepiva che nelle arterie circolasse l'aria proveniente dai polmoni. Da quel periodo successivamente fino all'800 c'è stato poi uno sviluppo legato a quella delle pratiche autoptiche, perché dobbiamo ricordare una cosa fondamentale: che durante tutto il periodo tardo romano e medievale era proibito eseguire autopsie sul corpo, questo anche perché veniva considerato una profanazione, per cui tutto ciò che si sapeva di medicina era legato all'empirismo, cioè a quello che si valutava nel paziente vivo e quindi nel malato. Con il ritorno alle pratiche di autopsia nel 700 e nell'800 si è avuto un grosso sviluppo, poi con l'invenzione del microscopio si è creato quindi la possibilità di vedere non soltanto ciò che era visibile a occhio nudo, ma ciò che era nascosto e visibile soltanto con gli ingrandimenti. Nell'Ottocento c'è stata la grande rivoluzione da un punto di vista concettuale, in cui, specie con la scuola germanica di Virchow, si è giunti a pensare che la malattia nascesse dal danno cellulare. La cellula era, diciamo così, l'unità operativa dell'organismo, e che tutto ciò che succedesse alla cellula fosse quindi di riverbero per l'organismo intero. Questa visione però è stata portata nel corso dei decenni successivi ad un eccesso, per cui si è nella medicina tradizionale giunti a un eccessivo meccanicismo, cioè si è andato a tagliare sempre e a sezionare nel più piccolo, nel più piccolo, nel più piccolo, fino ai rilievi unicellulari, ma rilevi anche biochimici, che hanno fatto perdere la visione d'insieme tra corpo e psiche, corpo ed emozioni. Questo fatto è stato poi pian piano riveduto a partire dal primo Novecento, quando si è cominciato a valutare la presenza degli ormoni, che erano quindi dei messaggeri tra varie strutture corporee, e fino agli anni 50, quando gli studi sulla cosiddetta matrice o tessuto connettivo avrebbero un posto su questo nuovo luogo, cioè la matrice,
il punto invece di controllo e di funzione delle stesse cellule, cioè si è arrivati a dire che la stessa cellula non può avere né salute né malattia se non si relaziona con le cellule vicine e con il mezzo che sta tra le cellule, che appunto è il connettivo o matrice. Da questo punto di vista è nata poi tutta una serie di nuove teorie con varie correnti che hanno portato a quella che attualmente viene conosciuta anche a livello di media come PNEI, psico-neuro-endocrina immunologia, in cui si è arrivati ad avere una visione che dal cervello, inteso però come struttura fisica, ancora più la psiche come struttura non visibile, non materiale, ma sede delle emozioni, dei sentimenti, dei pensieri, che può avere quindi dei riverberi a livello neurologico sulle sostanze presenti nel cervello come serotonina, acetilcolina, noradrenalina ed altre, che poi si riverberano sugli ormoni e quindi poi sui vari organi. Quindi il collegamento psiche-soma, e soma intendiamo dire il corpo con tutte le sue funzioni, è un legame strettissimo e indissolubile. Da questo è nato poi anche la corrente funzionalista, che prevede non tanto la visione del paziente o dell'uomo in salute come un insieme di organi che collaborano ciascuno per proprio conto, ma come un sistema d'insieme in cui la disfunzione di una parte può generare problemi in un'altra, e come il soma, inteso come organo malato, può generare problemi a livello psichico, parliamo per esempio di una malattia cronica che può generare depressione, così una situazione emotivamente carica, negativa, può generare danno a livello organico. Grazie dottor Marinucci per questo interessantissimo inquadramento storico. Provo a fare una sintesi per chi ci segue da casa. Mi sembra di capire quindi che la medicina così come la conosciamo, la medicina cosiddetta convenzionale, mi sembra di capire che abbia una visione un po' più allopatica sul sintomo. Allopatica vuol dire combattente il sintomo. Si manifesta un segno, un sintomo, la medicina fa qualcosa per abbatterlo, per sopprimerlo. Mentre invece la visione della medicina funzionale, da quello che ho capito, è una visione molto più d'insieme, molto più votata al ripristino della salute. Infatti, è esattamente così o no? È proprio così. La visione, diciamo così, come dicevo, dell'Ottocento, che partiva dal danno cellulare, era quello di dover intervenire su strutture organiche non proprio incapaci, ma comunque non riuscenti, non in grado di poter da sole recuperare. Invece nella medicina funzionale, che in fondo è una delle tante branche dove affluisce la medicina naturale, in cui si valuta la presenza, si postula la presenza di una forza vitale di recupero, si prevede di utilizzare i sintomi e poi anche lo stesso andare avanti, proseguo della malattia, come una fase in cui uno interviene per appoggiare le capacità rigeneratrici e guaritrici dell'organismo stesso. Quindi se in medicina allopatica si tende per esempio a sopprimere, faccio un caso, la febbre in corso di un'infezione, nella medicina nel funzionalismo la febbre, soprattutto nelle prime fasi, può essere di aiuto per combattere eventualmente la presenza di eventuali aggressori esterni che possono essere microbi e virus, e quindi si tende ad agire con farmaci per lo più anche poi naturali in una seconda fase, quando comincia già il recupero dell'organismo. Quindi cosa che ad onore del vero anche molti medici allopatici ormai dicono: la febbre, soprattutto modesta, non andrebbe combattuta, andrebbe assecondata, perché fa parte delle difese dell'organismo. Questo significa anche che comincia a esserci una certa unificazione e non più una separazione, soprattutto negli ultimi anni si sta creando non più una contrapposizione tra la visione allopatica e quella olistica, ma si comincia a trovare dei punti di contatto che poi, se vogliamo, possiamo discutere successivamente. Ma questo direi che sarebbe la cosa migliore, no? Anche perché non esiste la medicina giusta e la medicina non giusta, esistono delle medicine che devono integrarsi. Mi viene in mente, su quello che diceva lei, sappiamo che a 38 gradi di temperatura corporea non c'è un virus che sopravvive, quindi la febbre è benefica, non è malefica, il pericolo è l'eccesso di febbre. Allora, guardi dottor Marinucci, abbiamo ricevuto anche delle mail dai nostri telespettatori da casa, e quindi c'è Chiara che ci legge la mail che è arrivata. Musica.
Benvenuti nell'angolo delle domande. La prima domanda che andrò a leggervi è del signor Luciano da Cagliari, che chiede: qual è la differenza tra la medicina funzionale e la medicina convenzionale riguardante il trattamento di un trauma? Questa domanda la giro direttamente al dottor Mariucci. Per quanto riguarda il traumatismo, è intuitivo pensare che si agisca innanzitutto sull'edema, sul gonfiore post-traumatico e sul dolore, che sono le due cose che poi, da un punto di vista proprio di funzione, vengono ad impedire un buon movimento o un benessere della persona. Allora, in chiave allopatica tendenzialmente si pone subito l'accento sulla componente antinfiammatoria, i cosiddetti FANS. Precisiamo, il FANS è una sigla che dice farmaci antinfiammatori non steroidei, oppure steroidei sarebbe il famoso cortisone. Vengono dati dall'inizio e servono quindi per lenire il dolore, sono degli antinfiammatori e dovrebbero anche ridare, diciamo così, un aiuto su quello che è l'edema. In medicina funzionale ci sono farmaci di tipo naturale, faccio già l'esempio dell'arnica che è considerato, o il ribes nigrum che è considerato a sua volta un altro farmaco antinfiammatorio. In particolare il ribes nigrum ha più, se vogliamo fare un parallelo in modo che i nostri telespettatori capiscono, ha un parallelo con il cortisone, una specie di cortisone naturale. L'arnica è una specie di mesulide o di clofenac, che sarebbero gli antinfiammatori di più uso, di cui non dico il nome commerciale, ma che sono, diciamo, assimilabili all'aspirina. Si usano con lo stesso criterio, però in medicina funzionale si pensa anche, è fondamentale, il drenaggio. Come abbiamo detto prima, dagli anni 50 in poi, da cui è nato il funzionalismo, la matrice, cioè questa specie di mezzo che si trova tra le cellule, è fondamentale nella sua funzionalità per il benessere cellulare in corso di trauma, quindi è un'aggressione e quindi un danno. Anche questa zona viene ad avere delle difficoltà di funzionamento, in questo caso l'edema extracellulare, si pensa molto al drenaggio. Cosa che invece in medicina allopatica normalmente non si effettua. Il drenaggio si utilizzano quindi sostanze che sono in grado di muovere i liquidi fuoriusciti durante l'infiammazione dalle cellule o nell'ambito del mezzo connettivo verso gli emuntori, che può essere il rene, può essere anche l'intestino, utilizzando delle sostanze, faccio l'esempio del gallium, faccio l'esempio del linfomiosotto, che con quest'ultimo soprattutto dà l'idea del drenaggio linfatico, per accelerare quello che è il processo di guarigione, che va sempre ricordato, è proprio dell'organismo. Nel funzionalismo in genere si utilizzano mezzi e modi di ragionare che servono per potenziare e per facilitare l'autoguarigione, non per sostituirsi ad essa, come succede quasi sempre nella medicina allopatica. La scuola di osteopatia Abeos nasce dalla passione e dall'entusiasmo per l'essere umano e il suo potere di autoguarigione e autoregolazione. A Raiano, nella Valle Peligna e al centro della riserva naturale delle Gole di San Venanzio, sorge il campus Abeos, che si propone con una formula innovativa nella didattica, nei metodi e nella struttura di formare professionisti in un settore che non conosce crisi, l'osteopatia. Oltre alla location suggestiva, troverai docenti disponibili e tutor a disposizione per ogni necessità. Spazi di studio e di aggregazione come la palestra e la biblioteca e tirocini dal primo anno presso centri clinici e squadre sportive. Un apprendimento concentrato e a misura di studente, con materiali di studio disponibili gratuitamente sulla nostra piattaforma online. Inoltre, la Abeos Osteopathy School è la prima ad aver avuto l'autorizzazione e l'ordinamento di scuola unica. Potrai iscriverti con qualsiasi tipo di diploma e di formazione.
Ecco, sulle malattie infettive è un altro bellissimo esempio, anzi forse più calzante, per quanto riguarda l'appoggio a quelle che sono le capacità rigenerative e guaritrici dell'organismo rispetto ad altre patologie. La soppressione dell'attività microbica, se vogliamo, l'infezione, nella medicina allopatica è immediata attraverso l'uso degli antibiotici. Anche qui, ad onor del vero, bisogna essere obiettivi, si sta sempre più verificando una consapevolezza anche in medicina tradizionale di non intervenire subito con gli antibiotici. È recente anche la campagna che hanno fatto in TV, che è effettivamente stata una novità, quella dell'eccessivo uso degli antibiotici nelle malattie virali. Prima, ma anche adesso, molti utilizzano il farmaco antibiotico immediatamente ed impropriamente anche nelle malattie virali, quando il virus non ha nessun danno dall'azione antibiotica. L'antibiotico, lo dico anche e lo ripeto, ma non sono certo il primo, quando si ha una forma influenzale l'antibiotico andrebbe usato solo se ci sono delle sovrapposizioni batteriche che complicano il decorso dell'influenza, oppure se siamo in presenza di soggetti particolarmente defedati. Per defedato si intende un soggetto deperito che è debole, delicato, perché è un bronchitico cronico, un cardiopatico, un diabetico non compensato. Allora si introduce un antibiotico per evitare che ci sia comunque una sovrapposizione nella forma virale. Tuttavia ci sono ancora delle pratiche mediche tradizionali in cui si tende ad utilizzare subito mezzi forti, tra cui gli antibiotici. In medicina invece funzionale si tende ad usare l'antibiotico soltanto nella fase finale. Per capirci, ho una tracheite, ho la tosse secca, ho febbre, ma non ho sudorazione, non ho secrezione. Quella è una fase in cui l'antibiotico non andrebbe usato. L'antibiotico andrebbe usato quando io rompo la tosse, quando io comincio ad avere catarro, soprattutto catarro colorato, e la febbre addirittura paradossalmente sta andando via. Allora l'antibiotico mi aiuta a pulire ciò che è ancora da drenare e da eliminare. E torno ancora a dire che nella medicina funzionale si utilizza il drenaggio, cioè si utilizzano sostanze che dall'inizio alla fine del decorso servono per portare via più velocemente le tossine o i residui cellulari di dove è avvenuta, tra virgolette, la battaglia, che sia sistema respiratorio, che sia sistema gastroenterico o altro. Quello che è importante è che si cerca sempre, si ha cura di non deprimere il sistema immunitario. Spesso l'eccessivo uso di antibiotici o l'eccessivo uso anche di antinfiammatori tende a limitare la capacità reattiva dell'organismo. Il sistema immunitario invece tende ad essere saggiato e rinforzato dal combattimento in primis nei confronti dell'agente aggressore. Non ci dimentichiamo che anche nell'ambito allergico oggi si parla della sindrome del bambino troppo pulito, dove per questo non si intende che si deve tornare ad un tempo in cui l'igiene era scarsa, ma si vede chiaramente che il sistema immunitario delle giovani generazioni è squilibrato, perché non ha contatto con i germi e quindi non si mette in gioco nel contrapporsi a questi germi e ad agire in primis. Il fatto che oggi i bambini abbiano contatto con determinate forme batterico-virali in un'età un po' più tardiva rispetto a quella che succedeva nei decenni precedenti fa sì che spesso si abbia una risposta squilibrata e le forme allergiche sono nettamente aumentate e sono diventate molto più gravi. Infatti volevo aggiungere, dottor Marinucci, a quello che dice, tre date sull'antibiotico. Fleming, Alexander Fleming, nel 28 lo scopre, nel 1940 l'antibiotico entra in commercio, ma lo stesso Fleming predice la resistenza all'antibiotico. È stato calcolato che nel 2030 avremo la resistenza pressoché totale all'antibiotico, e quindi diventerà un bel problema. E volevo aggiungere una seconda cosa su quello che ha detto nell'ultima parte del discorso. In effetti noi sappiamo che il problema dell'Africa sono le infezioni, ma non sanno cosa sono le allergie. Il problema dei paesi occidentali, non ci infettiamo più, ma siamo pieni di allergie. Forse bisogna trovare un equilibrio, vero? Infatti, no, il problema della resistenza antibiotica sta diventando drammatico. Segnalo tra l'altro che con la migrazione globale adesso sta tornando nei paesi occidentali l'incidenza della tubercolosi, per esempio, che già nei tempi in cui la terapia antibiotica non aveva le resistenze che adesso, era una patologia che era curata sempre con una serie di antibiotici, non poteva essere curata con solo antibiotico perché era resistente. Oggi si ha una resistenza anche agli antibiotici tradizionali antitubercolari,
e nuove prospettive diventano sempre più difficili. In alcuni congressi di infettivologia si diceva che forse qualche farmaco nuovo sarebbe appunto venuto fuori dopo il 2020-2030, con il rischio che nel frattempo, se le resistenze accelerano, avremo delle finestre di non cura di forme anche gravi. E teniamo conto che anche le stesse forme batteriche più tradizionali che da noi sono scomparse, come la difterite o altro, nei paesi africani sono ancora in grossa incidenza sulla popolazione, e per non parlare poi di altre forme come quelle virali, di cui si è perso oggi anche la vaccinazione, faccio il conto del vaiolo, che è stato un andinaggio in alcune aree. Lì ovviamente il discorso è diverso, non si parla di antibiotici, però fa capire come la natura, come permette a noi di difenderci e di evolvere a livello anche genico, permette anche i batteri e i virus di difendersi dagli antibiotici, e per cui le resistenze stanno diventando problematiche. Evolvono anche i virus, certo, è chiaro. Certo. Volevo solo aggiungere una piccola cosa. Per dare un ulteriore quadro finale, la medicina funzionale utilizza anche sostanze che vengono utilizzate dalla medicina allopatica. Spesso quella che è la differenza è la concentrazione d'uso. La concentrazione d'uso, intendo dire l'uso farmacologico di sostanze, significa che si usano microgrammi, milligrammi o grammi. Nella medicina funzionale si usano degli approcci di tipo omeopatico. E allora qui voglio fare una piccola distinzione. Molta gente confonde la fitoterapia con l'omeopatia. La fitoterapia può utilizzare sostanze naturali, ma anche a dosaggio farmacologico, con tutte le accortezze che poi un dosaggio del genere può creare. Faccio l'esempio, Socrate, il famoso filosofo, fu ucciso con la cicuta, che era una pianta, quindi le piante non è detto, come alcuni pensano, siano completamente innocue, se vengono usate a dosaggio farmacologico. L'omeopatia invece usa sostanze di derivazione vegetale, di derivazione animale purificato o di derivazione anche minerale, però a dosaggio infinitesimale, molto diluito. Faccio l'esempio, un dosaggio molto usato è il 4CH, che molti telespettatori potrebbero trovare sui prodotti. 4CH significa semplicemente che quel prodotto è stato diluito 4 volte 100, quindi molti zeri di diluizione. Dove sta la cosa bella? Ultimamente faccio proprio questo esempio che è recentissimo. Nelle malattie autoimmuni che sono in crescita, sempre tornando al discorso di allergie, ci sono anche le malattie autoimmuni, cioè lo squilibrio del sistema immunitario. Le malattie autoimmuni, faccio un esempio, la tiroidite autoimmune che nella nostra zona è abbastanza diffusa, l'artrite reumatoide, certe forme di diabete, sono state usate nei decenni passati degli immunosoppressori, tra cui le citochine, che sono un particolare tipo di sostanza che fa da collegamento e da trasmissione di dati tra le cellule del sistema immunitario, però a dosaggio farmacologico, microgrammi o picogrammi. Il risultato finale che si cercava era lodevole, quello di sopprimere la malattia autoimmune, ma quello che è successo è che oltre a sopprimere la malattia autoimmune ha soppresso anche il sistema immunitario. Questi soggetti hanno sviluppato tumori, soggetti sottoposti a queste cure, e quindi si è dovuto sospendere lo studio. La stessa sostanza citochinica utilizzata invece a dosaggio 4CH, quindi omeopatico, è in grado da studi preliminari di sopprimere le manifestazioni della malattia autoimmune, ma non tocca il sistema immunitario. Ultimamente una società, che è una società di omotossicologia italiana, è stata chiamata a collaborare con l'Università di Milano e di Roma per uno studio congiunto sulle citochine a dosaggio omeopatico in molte malattie autoimmune. E si pensa che nei prossimi anni ci saranno degli sviluppi fondamentali. È un bellissimo esempio di collaborazione tra ambiente universitario e medicina cosiddetta alternativa funzionale, che prima non aveva avuto dei riscontri storici. Questa è una cosa molto interessante veramente, anche perché l'interesse finale della salute è la salute del paziente, e a volte questo viene scordato, no? A volte si inseguono, diciamo, degli obiettivi in ambito di ricerca, oppure si inseguono gli obiettivi commerciali da parte delle case farmaceutiche. Questo non dovrebbe mai discostarsi invece dalla salute del paziente. Quindi, in sostanza, dottor Marinucci, per fare una conclusione del discorso, il medico funzionale è un medico che comunque utilizza farmaci come li usa il medico tradizionale. La differenza è l'approccio. È un approccio, diciamo, che non tanto va a sopprimere il sintomo, ma va a innescare quei processi di autoregolazione, di autoguarigione che io le vado da osteopata, sono cari, sono tanto cari anche a noi, ma anche l'osteopatia è chiaramente una medicina funzionale.
Questa è la differenza, un modo di ragionare forse, cioè un modo di operare, è giusto questo? Non si espropria l'organismo delle sue capacità di recupero, ma gli si suggerisce una via più rapida quando casomai si è impantanato in una situazione che può non risolvere da solo. E soprattutto si fa in modo che si tiri fuori da solo, certo, perché questo lo potenzia. Con minori effetti collaterali. Con minori effetti collaterali. Io devo ringraziare infinitamente il dottor Angelo Bernucci. Grazie a voi per la... Grazie davvero, un ragionamento veramente interessante che speriamo sia stato utile ai nostri telespettatori. Buonasera. La scuola di osteopatia Abeos nasce dalla passione e dall'entusiasmo per l'essere umano e il suo potere di autoguarigione e autoregolazione. A Raiano, nella Valle Peligna e al centro della riserva naturale delle Gole di San Venanzio, sorge il campus Abeos, che si propone con una formula innovativa nella didattica, nei metodi e nella struttura, di formare professionisti in un settore che non conosce crisi, l'osteopatia. Oltre alla location suggestiva, troverai docenti disponibili e tutor a disposizione per ogni necessità. Spazi di studio e di aggregazione come la palestra e la biblioteca e tirocini dal primo anno presso centri clinici e squadre sportive. Un apprendimento concentrato e a misura di studente, con materiali di studio disponibili gratuitamente sulla nostra piattaforma online. Inoltre, la Abeos Osteopathy School è la prima ad aver avuto l'autorizzazione e l'ordinamento di scuola unica. Potrai iscriverti con qualsiasi tipo di diploma e di formazione. Eccoci alla conclusione di questa quest'altra puntata dell'Altra Medicina, ma ci siamo tornati in studio. Sì, ringraziamo il dottor Marinucci per averci fatto compagnia. Bella puntata, personaggio interessante, di spessore, ci ha fatto capire tante cose. Non ci resta che salutare i nostri telespettatori alla prossima puntata. Diamo appuntamento alla prossima puntata.